Iniziamo con una celebre commedia, una commedia napoletana, Miseria e nobiltà. Io augurerei a tutte le commedie di avere la fortuna di questa qui. Una commedia che ha avuto un ciclo di circa 80 anni e ha avuto sempre grande successo. Il testo è ancora vitale, il testo è ancora palpitante. Infatti l'anno scorso io ne detti un'altra edizione qui proprio al Teatro Odeon. I napoletani questo lo sanno, ma io adesso sto parlando al pubblico di tutta Italia. Bisogna che il pubblico di tutta Italia sappia questo particolare. Questa commedia non solo è celebre, ma è stata la pedana di lancio di tutti noi attori dialettali napoletani, poiché questa commedia fu scritta da Edoardo Scarpetta per il suo secondo figlio Vincenzo, che in quell'epoca aveva 7 anni. Infatti il personaggio si chiama Peppe Nillo ed ha 7 anni. Io ho fatto Peppe Nillo e ho avuto l'onore di recitare con Edoardo Scarpetta, e tutti gli attori della mia compagnia hanno fatto Peppe Nillo. Certamente non tutti hanno avuto la stessa fortuna che ho avuto io, e questo lo posso dire perché ormai io mi trovo in una situazione piuttosto privilegiata. Questo un poco lo devo al pubblico che mi ha voluto bene, un poco lo devo all'abnegazione che io ho dato a quest'arte, perché ci ho speso una vita. E vorrei che questa stessa fortuna l'avesse mio figlio, che io stasera vi presento. Dunque Luca stasera farà Peppe Nillo in Miseria e Nobiltà, avrà pure lui la stessa pedana di lancio. È preparato, ma non è un ragazzo prodigio, no. È un ragazzo come tutti quanti gli altri, però ha vissuto vicino al suo papà, dietro le quinte, ha vissuto accanto a me quando scrivo le commedie, lui mi fa compagnia, ed è stato veramente un dono che ho avuto dal Signore, perché è veramente un mio carissimo amico questo qua. Lui, dicevo, è vero, ha la padronanza, ecco, della scena, la padronanza, ma ha tanto, ha tanta strada ancora da fare. Voi lo ascolterete stasera benignamente, se si fermerà in qualche punto, voi sarete generosi, è vero, non vi formalizzerete a quello che dovrebbe essere una recitazione vera e propria. E poi, pure per un'altra ragione, Luca ha 7 anni. Gli sono caduti tutti i denti. Fai vedere. Dunque, ha difficoltà nel pronunciare certe parole, però lui si fermerà e la ripeterà. È vero, Luca? Sì. Dunque, signori, io vi ringrazio di questo battesimo che voi darete a mio figlio, specialmente per questo fatto. Se noi, è vero, tutti gli attori dialettali ci siamo cimentati in questa particina, è vero, abbiamo avuto pure un piccolo handicap, quello di recitare in piccoli teatri, magari popolari. Lui recita all'Odeon di Milano e poi si giova di un mezzo di diffusione modernissimo che è la televisione. È proprio la nuova generazione che comincia, è la nuova generazione che ha diritto. Luca, tu sei fortunato, figlio mio. Come? Perché non ti sei truccato? Mi trucco dopo, non ci penso. Volevo dire ancora una cosa al pubblico d'Italia. Questa commedia è scritta in un dialetto antico, quindi sarà difficile a comprenderne tutti i particolari. Voi non dovete fare nessuno sforzo per capire, siamo noi che recitando dobbiamo sforzarci a farvi capire, e ci riusciremo.
Non dovete però chiedere al compagno che hanno detto in questo momento. È perfettamente inutile, perché quello che dovete capire noi faremo capire. Il resto, cioè durante le litigate, quando ci sono le scene d'insieme, sono vocii, sono mugolii, è musica, è panorama di Napoli. Fate conto di trovarvi, non so, in arrivo a Napoli e sentire quel classico vocio del quale non potete decifrare ogni parola, ogni battuta. Vi ripeto, quello che serve all'economia della commedia ve la faremo capire noi. Non vi preoccupate.